Salve a tutti amici di GameSeater e ben ritrovati. Come potete vedere, ci troviamo su Metro, uno dei miei brand preferiti in assoluto, ragazzi. Questo brand di videogiochi, questo brand videoludico nasce appunto da un bestseller russo, Metro. È un libro che ha fatto il giro del mondo e, insomma, informatevi, è davvero una storia bellissima. Allora, questo gioco è uno sparatutto in prima persona a tinte horror, diciamo. C'è qualcosa di survival, come i filtri della maschera antigas e qualcos'altro. Nel terzo capitolo diventa molto più survival e quasi open world, un open world su binari. Allora, questo gioco, come stavo dicendo, è molto narrativo, quindi non aspettiamoci tantissima frenesia. Ci saranno molti combattimenti, moltissimi, ma soprattutto all'inizio ci saranno anche tante discussioni. Quindi immaginatevi di leggere un libro, ma di leggerlo su schermo, ok? Un libro interattivo, lo leggeremo insieme. Per quanto riguarda questa serie, vorrei fare un walkthrough, cioè non vorrei fare tagli, spero di riuscire a farlo integrale. Magari se devo fare per forza qualche taglio perché mi sono alzato o per qualche altro motivo lo faccio, ma tenderei a non farne. Per cui ragazzi, questa qui sarà una serie da prendere appunto con calma, quasi un racconto visivo all'inizio, poi subentreranno un sacco di combattimenti, storia bellissima, tinte horror, davvero molto figo. Allora, iniziamo. Quindi, scegli lo stile di gioco, sopravvivenza, la ridotta quantità di filtri e munizioni, oltre all'intransigenza delle meccaniche di combattimento e furtività, rendono lo stile sopravvivenza particolarmente adatto a chi cerca l'esperienza originale di Metro 2033, una terrificante lotta per la vita in cui gestire oculatamente le risorse per sopravvivere a combattimenti intensi. Spartano sarebbe tipo sparatutto, noi facciamo sopravvivenza, ovviamente. Allora, normale, difficile. Ranger difficile. Allora, vediamo le differenze, quindi. Vabbè, normale ovviamente no. Vediamo che cosa succede al Ranger. Nella modalità Ranger normale le interfacce di gioco sono limitate, i suggerimenti disabilitati per aumentare l'immersione nel gioco. Fanno più danno, ma anche tu. Il combattimento è intenso, tattico e brutale. Ok, ma io non gioco da una vita e non mi ricordo l'interfaccia di gioco, perché ci sono tipo due menu a ruota da usare con le quattro frecce e i quattro pulsanti, e io non mi ricordo dove sono le varie cose perché è un gioco da un sacco, quindi mettiamo difficile. Allora, io tenderei a metterlo così, però nella registrazione si vede troppo scuro, quindi mettiamolo così. Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento ululante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Ok. Ehi, Artyom, Ok, eccoci quando hai qua. lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Questo non è all'inizio, è un flashback, poi torneremo all'inizio. Cioè, stiamo vedendo una parte avanzata del gioco, ma poi ricominceremo da capo. Per raggiungere la superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Sento dei movimenti nella stanza accanto. Apri la porta, io ti copro le spalle. Ok. Dunque, qui io mi ricordavo che c'era anche un video all'inizio che spiegava un po'. Avete sentito sto suono di telefono? Non è possibile perché il mondo è finito praticamente. Ci sono cose strane in questo mondo. È come se l'olocausto nucleare non solo avesse creato dei mutanti, tipo delle creature, ma anche. Vedrete. Cose strane, va, non so come spiegarvelo. Pare Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. loro dicono che con le bombe atomiche hanno Sei distrutto pure il pronto, Artyom? paradiso e l'inferno. Seguimi. E che quindi ora tutto quanto rimane qui sulla Terra. Mostri, demoni, cose. Ok, saliamo. Ovviamente è un'esagerazione, però vedrete. È molto complessa la storia, inutile che cerco di spiegarvela in Sembra che quattro non ci sia parole. nessuno. Indossa la maschera antigas prima di arrivare in superficie o ti ritroverai a boccheggiare come un pesce fuor d'acqua. Avevo dimenticato di accendere la luce. Ci siamo quasi. Ok, la Questo maschera è il antigas. diavolo. È molto vicino alla torre. Carica l'arma. Uno, quasi sti cosini. Ah, Guarda ecco. qua che arrivano.
Dai, in testa gli ho sparato. Non cercare di spiegare tutte le munizioni. Cercando appunto di sparare il meno possibile. Questo ammazzatelo tu. Dai. Adesso se non mi ricordo male, qui dietro c'era qualcosina, esatto. Bisogna sempre guardare in giro, che qua è un gioco molto... Abbiamo poche munizioni, infatti già l'abbiamo quasi finita questa. Sei pronto? In Russia praticamente sono sopravvissuti perché essendo un paese molto freddo c'è una rete metropolitana immensa, perché è uno dei pochi modi per muoversi facilmente quando tutto è invaso dalla neve e dal ghiaccio. Rispondi, Ullman, rispondi, passo. Quindi hanno trovato rifugio. Ti sento forte e chiaro, passo. Siamo alla torre, ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti, passo. Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ricevuto. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai... Ok. Come stai investendo sto stronzo? Ecco, già avere un mezzo del genere in un mondo come questo è... Lieto di vederti, colonnello. Significa essere super organizzati. Hai sentito? Ascolta. Cosa diamine? Formate un cerchio! Terremoto, raga. Ah, un branco enorme di tutti questi mostri qua, ma sono i più deboli del mondo. Enorme. Mantenete la calma. Quanti sono? Guardatevi le spalle, ragazzi. Ah, sì, pure le spalle. Temo che sarà più dura che nella biblioteca. Capito. Ora ci arrivano tutti addosso. Merda! Fuoco a volontà! Ai, 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 ai. Due colpi mi sono rimasti. Tenete le posizioni! Mi ha ucciso. Finiti i colpi. Coltellate. Ah! L'ho preso in faccia. Pure questo l'ho ucciso. Grande, grande. Un'altra curata. Ok, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta in tempo. Ah, ma si doveva morire, è così, ok. Quelli sono i demoni, cioè li chiamano demoni. Ok, non è finita proprio benissimo. La vita nelle gallerie non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Ok, quindi immaginatevi appunto che il mondo è stato devastato. C'è un inverno nucleare, cioè in Russia è sempre freddo, ma dico, dopo, sapete, dopo i bombardamenti nucleari muoiono tutte le piante, muore quasi tutto, quindi... Inizia un inverno nucleare dopo, e dopodiché c'è il deserto nucleare. Ora noi siamo appunto nel periodo di freddo totale e la gente, siccome come dicevo prima c'è una rete di metropolitane enormi in Russia, a Mosca, insomma nelle città dove c'è freddo, ha trovato rifugio nella metro. Ogni stazione della metropolitana è diventata come una città, alcune come delle fortezze, barricate, tutte collegate da dei tunnel che vanno sempre più deteriorandosi perché sono passati tipo 30 anni da quando è successo il fatto e non c'è più manutenzione che tenga, ovviamente chi la fa la manutenzione? Non abbiamo niente, manco il mangiare fra poco. Ok, qui siamo in una delle stazioni della metro, quella dove abitiamo, dove siamo appunto cresciuti.
Noi eravamo bambini, mi pare, quando il nostro personaggio era bambino, quando c'è stato il fatto nucleare. Collezioniamo cartoline. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Come dicevo, raga, questo gioco appunto va guardato in tranquillità, ecco, soprattutto come dicevo all'inizio, perché all'inizio appunto ci sono Andiamo, un sacco di Artyom. discussioni. Va bene, ti vedo. No, ma bene, ti vedo. Merda, porci, malattia. Ne ho Sì, passate di Nicolai? peggio e non ho intenzione di arrendermi. Cosa pensi di La farti a gente è quei messa tempi? male con Salve, le Artyom. repliche. Caccia uccidermi uno dopo Vedete, l'altro. vivono in Ma questi fammi posi qua, in questi piacere. queste cabinette, tipo, bambini che La piangono, stazione non potrà sporcizia. resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Ecco, questi qua sono i lavandini tipo. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Se ti muovi. Sergei! Avete visto il mio Sergei? Rilassati, andrà tutto bene. Salve, Artyom. Ciao, bello. Un'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. L'ospedale è pieno. Sempre Non belle meno, notizie. dobbiamo Non aspettare pensare che sia molto. nulla. Andiamo, Era Artyom. all'avamposto. Lascialo stare, è ferito. Chi sono sti scappati di Alexei era tra i combattenti. Niente Qualcuno l'ha visto. visitatori. Il capitano ha detto che sta Pieter! bene, ma spero sia vivo. Oh, sei tu. Sono stati dentro. Vieni, Capisco, Alex. ma restate calmi. Salve, Dobbiamo Artyom. mantenere l'ordine. No, Gioia. In senso ironico, ovviamente. Cerco sempre di rubarmi qualcosa, ma Come per stanno i ora feriti? dobbiamo tenere le mani a Non ci sono posto. stati molti miglioramenti. Due sono morti stamattina. Ah, la I pattuglia è tetri non attaccata. uccidono subito, I tetri, ma raga. danneggiano la mente delle loro vittime. E questa prima o poi le porta alla morte. I tetri sono il nemico più pericoloso che esiste. Nemico? Vedremo, scopriremo oggi. Aspetta. Non ci arrivo. Teneteli lontani da me. Gli fatto nel cervello, gli entrano nella testa. Ok, qui siamo all'entrata della stazione. Infatti ci sono le E guardie. Hunter? I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta! Ora guardate la differenza di equipaggiamento. Benvenuto all'Expo, Hunter! Guardate di questi. Guardate questo. Lui è un Grazie, ora chiudi la porta. Un paladino. È un Appartiene a pezzo che un non ci si ordine, vede. l'ordine degli Spartani, guerrieri fortissimi. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. L'Expo è una stazione. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Mazza, ora sì, grazie. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E Cosa di gran diavolo? lunga peggiori. Tetri. Vedete che si è un attimo schiarito lo schermo e abbiamo sentito un rumore? Abbiamo fatto un'azione, cioè ci sono due finali, forse pure tre, quello buono e quello cattivo, non so se è il terzo. Ogni certe azioni ci accumulano appunto karma negativo o positivo. Beh, qualunque cosa siano, il E mio alla fine ordine ha un vedremo se riusciremo ad motto. avere Sei il finale ostile, cattivo, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione Che principale. cosa è? Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo Ospedale. gruppo nelle gallerie. Alex, Io dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati Via, un'arma. via, via! Ok, se non mi sbaglio era qua. Acqua qua, aperta. Ok, una mano ma Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. Bell'ospedale, sentono l'odore del sangue. Certo, l'ospedale è proprio dietro sta porta.
Oh cazzo. Oh bello, la prima volta. Quindi da qua. Io devo impedirgli di aprire queste cose, perché se aprono queste quattro. Se aprono queste quattro case è finito. Ma non ci potevate pensare voi all'unico che scende dalla scuola? Sì, ma dove gli spara quello? L'avete visto? Sono confuso col cadavere. Ecco, hanno aperto. Ora sì che sono cazzo. Sono morto. Ok, riproviamo. Quindi dobbiamo riuscire a non farli entrare, a non fargli sfondare ste grate, altrimenti è finito. Perché non farlo? Perché c'era davanti il deficiente. Aiuti! Non riusciremo mai a fermarmi! Non l'avete ammazzato questo ancora, maledetto. No, no, gli dovete sparare voi a questo, ragazzi. Voi siete inutili. Siete più inutili proprio dei capezzoli negli uomini. Siete più inutili di dei peli nelle ascelle. Siete più inutili di un culo senza buco. Ci siamo. Meno male, l'avete fatta qualcosa? L'avete fatta? Che è successo? Come mai avete fatto qualcosa? Artyom, stai bene? Ce l'abbiamo fatta. Ma certo. È un cecchino coi fiocchi, il ragazzo. Vedete, il segreto è non fargli sfondare niente le grate qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Così ne arriva uno solo alla volta da qua sopra. I tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! Via. Questa è la prima barricata, l'entrata principale, diciamo. Guarda quello, impazzito totale. Qua sono passati i tetri. Ci hanno mandato i mostriciattoli là per farci distrarre. E qui hanno attaccato loro. Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Gente, scriverò sulla sua tomba che è stato un bravo. Dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo. Dobbiamo eliminarla, è chiaro? Quindi capito, ragazzi, i tetri sono una nuova evoluzione degli uomini. Sono degli uomini rimasti in superficie. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Ok, quindi Hunter non è tornato più. Dobbiamo fare come ha detto lui e raggiungere quel tipo. Il problema è che spostarsi da una stazione all'altra è pericolosissimo, quindi dobbiamo unirci a una carovana che cerca delle guardie. Ci offriamo come guardie. Ma era ora! Te la sei presa comoda come al solito! Ma chi è che se la canta? Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Orchestra. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Perché non ci vede bene? È un po' sfocato.
От стоц перевертоться, бабушка здорова. От стоц перевертоться, кушает компот. От стоц перевертоться и мечтает снова. Che lingua strana. Ok, dunque ragazzi, come avete visto, diciamo, la situazione è interessante, almeno per quanto mi riguarda. A me questo gioco fa impazzire, tutta la storia, il libro e via dicendo. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io ci vorrei fare una serie sia su questo, sia sul secondo e sia alla fine sul terzo, visto che prima non l'ho potuta fare perché il computer non ce la faceva. Adesso possiamo farla. Fatemi sapere cosa ne pensate, sappiate comunque, so che state aspettando i video su Scam e anche io non vedo l'ora di tornare a farli, ma come dicevo sto aspettando la 0.5 per non fare sempre le stesse cose, per aspettare qualche novità, perché ho 1000 ore di gioco e ancora non siamo manco a metà dello sviluppo, per variare un pochettino con altri giochi sul canale, ma Scam sarà sempre comunque quello che seguiremo di più, sicuramente per tutta la durata dello sviluppo e anche per un annetto dopo il Day One. Ok ragazzi, grazie per la compagnia come al solito, spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi do appuntamento alla prossima volta. Saluti a tutti da Ban.